Prende la parola il presidente della zona 18, Lucia Mancusi. Un saluto a tutti, e questo è già il sinonimo di sintesi. Come avete sentito, sono Lucia Mancusi, per chi non mi conosce, presidente della zona 18, che comprende, lo dico per chi non fosse a conoscenza, il club di San Severino, il club di Cava dei Tirreni e Pietri, scusate ma si dice sempre solo, non so perché, si dice sempre Cava, e in realtà c'è anche Pietri, è vero? È un appuntino che faccio a quelli di Cava. Sì, è il momento, è il luogo. Poi c'è San Valentino, Santa Gens e infine il club di Nocere d'Agro qui a Partenza. Di quale agro? Perché Nocere è il capoluogo, ma in realtà ci sono tanti comuni che fanno parte del nostro club. La riunione, come tutti gli altri, siamo stati ben guidati, ben condotti dal nostro presidente di circoscrizione, che ci ha subito messo a lavorare. Quindi entro il 20 bisognava fare questa riunione, la riunione è stata fatta, sono molto soddisfatta. Di solito mi sento un po', qualcuno mi dice tu non lo devi dire perché gli altri sono tutti perfettini, tu fai sempre la parte di chi non sa. Io certe volte dico io faccio scema ma non so scema. Veramente sono stata contentissima di questa riunione che si è svolta il giorno che sono tornata dalle vacanze. Pensate un po' quanto ci ha irreggimentati il nostro Nicola. Sono venuti tutti i rappresentanti, il presidente e il segretario dei club, e ho trovato veramente quella che forse quando si è presidente, si è segretario, non si ha una visione del proprio territorio, e veramente ho trovato una coesione, quello che dicevamo prima, l'armonia, l'umiltà ci verrà forse un po' alla volta, perché è chiaro che tutto in una volta non si può ottenere tutto, però c'è stata una grossa convergenza sui temi, indicati dal governatore, i temi distrettuali che più sono diciamo inerenti specialmente alla sanità, sullo screening, abbiamo parlato di... E quello che è stato veramente il culmine, la cittadinanza umanitaria, che ha trovato, lo devo dire in mano, tutti entusiasti, non perché gli altri anni non lo fossero, ma stavolta ho visto che sul nostro territorio vogliamo forse fare veramente qualcosa. Nocere d'Agro non abbiamo ancora fatto niente sulla cittadinanza umanitaria, mi rendo conto. Così abbiamo pensato di aggregare tutta la zona e chi lo volesse alla festa, a quella che si chiama la festa degli auguri. Cioè noi faremo la visita amministrativa come zona il 14 e in quell'occasione dopo faremo una festa degli auguri aperta a chi volesse partecipare. Cioè oltre ai club di zona sono invitati tutti i club che intendono partecipare alla festa degli auguri. La faremo in modo concreto, perché la parola simbolo è essere concreti, cioè faremo una sorta di festa senza mangiare troppo, cioè la finalità non sarà mangiare, sarà innanzitutto ci faremo, stiamo interessando la forestale per farci dare un albero bellissimo e grandissimo, lo riempiremo di tutti i nostri guidoncini, di tutta la circoscrizione innanzitutto, anche se non saremo tutti presenti, ma per dare un segnale che la circoscrizione è unita. Faremo probabilmente una tombola sempre tra di noi, e i proventi andranno ai bambini figli di carcerati, in genere, poi dobbiamo ancora individuare quali, o quelli dell'ICAT o quelli del carcere di Salerno, per poter attrezzare una saletta in cui i bambini rimangono quando vanno a far visita alle mamme in carcere. Quindi ci è stato chiesto questo e noi forse speriamo di riuscire a fare questo. E l'albero che avremo avuto lo vogliamo ripiantare, e lo ripianteremo in un luogo proprio intitolando questo luogo alla cittadinanza umanitaria. Cioè vorremmo veramente con una sola attività
vedere di riuscire a incanalare il nostro WeServe in parecchie direzioni. Sarà l'armonia, perché vorremmo invitare tutti a partecipare a questa festa, donare ai bambini, perché anche questo fa parte dello spirito euristico, aiutare chi è in difficoltà, e contemporaneamente educare la cittadinanza in modo ad avere un rispetto verso i bambini. Questo è tutto. A posto, ho finito. Scusa se ho abusato, anche perché devo andare via presto. Scusate. Prende la parola il presidente della zona 20, Nicola Ciliberti. In sede questa volta. Il PAS direttore internazionale Ermanno Bocchini prende la parola. Pronto? Caro presidente, carissimi amici, certo, anche gli altri, io avrei dovuto fare le conclusioni, ma le conclusioni non servono a granché, perché avvengono in un'ora tardissima e quindi quant'è. Invece credo che sia utile darvi un piccolo consiglio e un piccolo suggerimento prima che parlino i service, i coordinatori e i presidenti di club. In che modo quest'anno è possibile convergere tutti, e quando dico tutti, dico tutti i club del distretto, quindi tutti i club della circoscrizione, verso un risultato unico che l'opinione pubblica possa apprezzare, perché noi lavoriamo tantissimo, ma ci disperdiamo, l'opinione pubblica non coglie il risultato sociale della nostra azione. Abbiamo una possibilità. La legge della Regione Campania, nostra, la legge numero 12, impone alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, di riferire ogni anno, la Giunta riferisce al Consiglio regionale, articolo 7 della legge regionale numero 12 del 2011, vi prego, distribuita a tutti i soci, una fotocopia della legge, è una legge nostra, la quale dice: l'attuazione della legge, la giunta regionale deve riferirla al consiglio regionale per capire se in questa regione c'è solo camorra, 'ndrangheta, mafia, o ci sono anche cittadini degni di questo nome che fanno qualcosa per il benessere comune. Allora attenzione, il consiglio è questo: tutti i service, non dite io faccio il diabete e tu fai la cittadinanza attiva, è sbagliato secondo l'opinione del governatore, che ha indicato un metodo generale. Cioè il governatore che cosa chiede quest'anno? Chiede che tutti i service di utilità sociale, il diabete, il circo, l'ambiente, la sanità, la libertà, tutti confluiscano in un rapporto che il governatore fa alla regione Campania. Avete capito bene? Quindi occorre che tutto sia inquadrato in un unico ordine logico, nel quale dal piccolo club in via di estinzione fino al club più numeroso, dal service più grande che si può immaginare, essendo il service maschilino, altri service importanti, non si butta niente, tutto viene rappresentato in un unico rapporto del quale il governatore sta organizzando e già la struttura. Se posso usare un'immagine e ho finito, è come il vestito di Arlecchino: ognuno porta un pezzo di stoffa, ma tutti insieme il governatore riesce a metterli nel rapporto che viene presentato alla regione Campania e che la giunta per la prima volta riferisce al consiglio regionale, perché è lo stato di attuazione della legge.
Quindi, se qualcuno di voi ha il dubbio, ma io non sto facendo della buona cittadinanza, no. Per quanti sforzi io faccio, compresa la musica, compresa la cultura, compresa la conferenza, tutto deve confluire in un unico rapporto generale che ha come referente non solo i sindaci, ma tutte le pubbliche amministrazioni, perché ci sono alcuni SEPAS che avranno come referente il Ministero della Pubblica Istruzione, il provveditore, altri hanno come referente il sovrintendente dei beni culturali e beni ambientali. Tutto ciò che attiene al bene comune è service dei laici. Questa scelta è importante perché ora verranno gli interventi. Se voi gli interventi li riuscite a organizzare in modo tale che il governatore alla fine dell'anno che cosa raccoglie, che cosa avete accogliato, si direbbe in linguaggio tecnico vernacolo, ecco, questo è importante perché ci dà la cifra sociale della rilevanza dell'intero distretto. E non è stato fatto mai da nessuno, né in Italia né nel mondo, perché sia la Carta del Nato Umanitaria sia il Manifesto di Pescara oggi cominciano ad essere diffusi in Europa. Allora il consiglio che tanto raccomando: realizziamo l'intento del governatore. Il governatore, man mano che l'anno avanti, riempie il rapporto alla regione Campania, e ogni club deve essere orgoglioso di essere una parte di questo rapporto, perché questo rapporto consente poi di fare cose, di dare finalmente, ho finito, alle nostre piazze l'attivazione, che le piazze per ora sono state ferme e buone, molte ne hanno avuto. Hermano, questo è il momento di dare un senso, un significato a queste piazze. Lucia l'ha pure richiamato. Ecco, le piazze possono diventare un teatro civico all'aperto, nel quale i giovani con la propria musica civica, locale, la nostra musica, non c'è bisogno solo della musica americana con tutti i rispetti, ma tutto il sud ha una tradizione musicale enorme che fa parte della nostra cultura, della nostra storia. Ecco, queste piazze possono dare luogo per i quali si distribuiscono documenti civici, tutto ciò che noi abbiamo fatto. Abbiamo la fortuna di avere una legge, di avere una piazza, voi ci dovete mettere per quest'anno il companatico, diciamo così. Il pane è bello, ma il vostro companatico sarà ancora più bello. Adesso con gli interventi, con una piccola inversione però nell'ordine degli interventi, chiamiamo ad intervenire Luigi Milone e Maricetta Speranza. Io sono Luigi Milone, Lions Club Avellino Principato, ultra responsabile del distrettuale del service, l'eccellenza delle imprese nell'ambito dell'area operativa economia definita dal governatore. Io rispetterò, Presidente, i 3 minuti i tempi europei, chiaramente, per concretezza. Allora, io, diciamo, reduce dalla passata esperienza come Presidente della terza circoscrizione e dalla formazione spinta dello scorso anno, io ho ritenuto impostare, chiaramente, a livello distrettuale, un piano d'azione di puro orientamento per la definizione di 2 obiettivi nell'ambito di questo service. Io ho divulgato il piano d'azione dell'eccellenza dell'impresa a tutti i presidenti di club, presidente di zona e presidente di circoscrizione, perché il mio compito è solo orientativo, è un piano d'azione di livello distrettuale che deve essere dettagliato a livello circoscrizionale dai coordinatori circoscrizionali e a livello dei club, dei presidenti di club. Il piano d'azione prevede il soddisfacimento di 2 obiettivi. In particolare, il primo obiettivo, conoscenza delle eccellenze locali, il secondo obiettivo, valorizzazione delle eccellenze locali. Come si consegue il primo obiettivo? Quindi il piano d'azione sotteso al conseguimento dello stesso. Primo obiettivo, quindi, conoscenza delle eccellenze locali. Attività screening delle imprese che eccellono nei territori. Perché?
Quindi attività per chi? Per la comunità locale che si avvarrà delle eccellenze locali, quindi a favore, il per chi è a favore. E a favore delle imprese che creeranno una rete di rapporti con le comunità di riferimento. Come si può svolgere l'attività? Attraverso l'analisi e la ricerca delle imprese, mediante conoscenze personali, perché vista la nostra cifra etica, se ne sono conoscenze personali, sono conoscenze personali di livello. Mediante internet, mediante camere di commercio, mediante qualsiasi organo di istruzione. Chiedo scusa. Entro quando? Entro gennaio, questa prima attività. Chi sono i responsabili? Io in primis. Il mio piano d'azione è a livello distrettuale, quindi sono i responsabili in primis. Poi man mano i coordinatori circoscrizionali e i presidenti di rete. L'obiettivo qual è? L'ho detto, la conoscenza delle eccellenze locali. Quale sarà l'indicatore dell'obiettivo? Verrà misurato sulla base del numero di imprese rilevate sul totale delle imprese operanti in loco. Quindi abbiamo definito il primo obiettivo e il primo piano d'azione. Secondo obiettivo e concludo. Valorizzazione delle eccellenze locali. L'attività qual è? Riconoscimento del valore di impresa, chiaramente. E a favore di chi? Delle imprese che saranno riconosciute quali ambasciatrici del proprio territorio. Come? Attraverso un riconoscimento che i Lions offriranno alla impresa o alle imprese. Quando riconosceranno questa cifra di, come ambasciatrici? In occasioni ufficiali, al termine dello screening di cui sopra, a partire da gennaio e febbraio. I responsabili sono i presidenti di club, come ho detto l'obiettivo valorizzazione delle eccellenze locali. L'indicatore dell'obiettivo verrà misurato sulla base del numero di imprese premiate sul totale delle imprese rilevate. È chiaro che io ringrazio da subito, questi sono i due piani d'azione con i due obiettivi, per i quali io con Angelo Caputo, che è il coordinatore di questa circoscrizione, siamo sicuramente a disposizione per aiutarvi a conseguire questi obiettivi. È chiaro che sono obiettivi SMART, dove SMART è un acronimo, significa specifici, misurabili, definiti nel tempo, realistici, quindi sono obiettivi che la comunità locale percepirà in quanto tali e capirà di che cosa sono capaci i Lions. Concretezza e poca retorica. Auguri di buon anno a tutti. Sarà il comitato, vi saranno inviate gli anelli quando si riunirà solo il 2 ottobre, prima non è stato possibile farlo. Però vi posso anticipare che sarà concorso distrettuale Coppa dell'Educazione Ambientale. Il concorso cosa consiste? In un elaborato scritto che sarà preceduto da un corso di educazione ambientale di 3 lezioni tenute da esperti del settore, magari possibilmente spesso dai Lions, mi credo se ci sono, oppure dai docenti. E i premi in denaro sono offerti dal Centro di Ricerca Internazionale Lions, e di questo ringrazio e rimando al professore Bocchini. Poi il concorso è destinato ai ragazzi delle scuole medie di primo e secondo grado del distretto. Detto tanto esiste elaborato scritto che sarà, potrà essere accompagnato da foto e da disegni. Alla fine i club che aderiranno potranno presentare il protocollo al sindaco e quindi informarli dell'attuazione del concorso. Poi voglio soltanto ribadire l'importanza di questa tematica, che è una tematica che rientra nelle 4 del centenario e poi è anche una delle tematiche del presidente internazionale, per cui anche sul sito internazionale voi troverete delle indicazioni per delle attività anche in occasione della giornata dell'ambiente che ci sarà nel mese di aprile. Inoltre, per i soci amanti della fotografia, esperti della fotografia, amanti della natura che lo vorranno, i soci Lions, quindi che sono in regola con i pagamenti del club, potranno partecipare a un concorso internazionale di fotografia sull'ambiente. E quindi
quindi questo avrà la struttura un po' del concorso, del posto e della pace. Io come informazione al momento ho finito, però mi appello qui tanto, per qualunque cosa vi potete rivolgere, quindi ai responsabili circoscrizionali o alla presente, a me stessa, e qui è presente Grazia Personando, che è la responsabile di questa circoscrizione. Mi appello alla vostra sensibilità, alla vostra responsabilità per voler partecipare o meno a questo importante service per la conservazione della nostra società e per la bellezza della natura, si usa il termine bellezza del creato, come dice Padre Francesco. Vi ringrazio per la... Prende la parola Titta Parisi, responsabile GM Istituzione, perché io sono della prima, ma mi è particolarmente caro. Devo ringraziare in modo particolare il presidente di questa circoscrizione per aver voluto riservare uno spazio al GMT, non a caso, perché riserva uno spazio secondo i desiderata anche del governatore, avete avuto tutti i presidenti di zone di circoscrizione la lettera relativa alla crescita associativa, e del primo vice governatore Renato Di Meccio, che è il responsabile del GMT, è il nostro capo da questo punto di vista. Desiderata Perché la crescita associativa non può più essere un optional per il club. La crescita associativa è Francesco Capobianco, è il primo service dei club, diceva Roberto Scerbo, noi dobbiamo orientare la comunicazione affinché questa produca crescita associativa, perché è vero che abbiamo soci di qualità, però noi dovremmo anche rispettare dei criteri di quantità e soprattutto stare attenti alla perdita dei soci. Devo dire che questo discorso non lo dovrei fare in questa circoscrizione, perché questa è una circoscrizione, la quarta insieme alla sesta rispetto a tutto il distretto, che ha guadagnato soci e non ha perso soci. Io avrei proiettato la diapositiva che illustrava questo, la regalo al presidente di circoscrizione. E a questo punto l'invito, ma devo dire che è stato già raccolto dai presidenti di zona, perché tutti hanno riservato uno spazio, li ringrazio tutti per questo, uno spazio alla crescita associativa. Seguendo proprio un suggerimento di Renato Di Meccio, noi proseguiremo con riunioni con i presidenti responsabili del comitato soci, che è la nuova figura, ma è una vecchia figura ma con delle nuove, con dei nuovi compiti, così come ci è stato indicato dal multidistretto, e proseguiremo con riunioni con i presenti responsabili soci di circoscrizione per circoscrizione, non sovrapponibili ovviamente alla riunione di circoscrizione, perché con un altro obiettivo, e prepareremo insieme, secondo delle linee guida che stiamo elaborando, il piano di crescita associativa per ciascun club. Una sfida. Questa è la circoscrizione, voglio dire, che è stata la circoscrizione modello per quanto riguarda la crescita associativa, allora io vorrei che fosse la circoscrizione, e qui mi appello ai presidenti di club, responsabili di voce, presidenti di zona, che fosse la circoscrizione modello che elabori, ma per tutto il distretto, ma anche in anticipo sul multidistretto questa volta, le linee guida per formulare i piani di crescita associativa. La lancio qui questa proposta, perché mi sembra il luogo più fertile da questo punto di vista. Che cosa chiedo ai presidenti di zona successivamente a questo nostro incontro con i presidenti responsabili soci? Di aggiungere ai loro compiti già gravosi, secondo proprio un suggerimento di Renato Di Meccio a Roma il 5 settembre, di vigilare sulla crescita associativa, cioè tener conto, poi daremo le indicazioni delle linee guida del come e del quando, in particolare per il mantenimento di questo target, ma anche per accrescere con nuovi soci. Questa è stata la circoscrizione già pilota per i club satelliti e vogliamo andare avanti ora rispetto alle linee guida per la crescita associativa. Grazie. Paolo Ristofino del club San Giorgio. Senza e ai tanti amici presenti, e un non solo intervento. L'anno nel mio ruolo sono il responsabile per la seconda volta consecutiva dell'Arts Day, e un solo intervento, ma lo facciamo in due, perché Anna Maria è la responsabile di circoscrizione, che si è già attivata positivamente per l'Arts Day. Io sono felice di iniziare in questa circoscrizione, anche per una ragione concreta.
Tra poco, quando parleranno i presidenti, un presidente, e quindi non le voglio rubare la scena, un presidente, precisamente Carmela Fulgione e Salerno Arecchi, esporrà a tutti voi una sua idea, un'idea splendida, una maniera di fare il Lion Day in modo innovativo, che corrisponde esattamente a quello che desidera il governatore e che corrisponde esattamente a quello che noi dobbiamo fare per far conoscere i Lions. Quanti di voi hanno amici che sanno veramente cosa fanno i Lions? Forse questa idea di Carmela potrà farlo comprendere. E allora io non ne parlo dell'idea, perché è sua, rimane sua, io la prendo in prestito soltanto. Ed è, chiaramente, quando dico tua ne parli come presidente del club. Però io chiedo tre cose ai presidenti di zona di agevolare in tutte le zone questa idea. A tutti i presidenti di club di appoggiarsi a Anna Maria, che adesso darà i suoi recapiti, perché Anna Maria è a disposizione di tutti ed è in costante collegamento con me. Terza cosa, che era quella che inizialmente vi avrei detto se non avessi avuto notizia di quello che il club Arecchi ha pensato, e non è una mia idea, è un'idea che è stata verificata e concordata dal governatore: proporre durante il Lions Day, con la partecipazione dei responsabili distrettuali o circoscrizionali, i service più importanti, cioè la gente deve sapere cosa facciamo, deve sapere chi sono i Lions, ma deve anche sapere che cosa facciamo, e quindi la presenza dei responsabili di service di tema può aiutare a comprendere che non facciamo solo scene. Io nell'ultimo anno sono dimagrito, molti di noi vogliono dimagrire, facciamo concretezza, l'abbiamo fatta da molto tempo, facciamola ancora di più. E allora, signori, questa circoscrizione fa partire una iniziativa. Io spero che la accolgano tutti i club, io mi permetterò di portarla nelle altre circoscrizioni, facendo presente che un'idea di questa circoscrizione è conto di avere una vera collaborazione. Continuate a essere i primi, lo sapete essere molto bene. A te, Anna Maria, per dare, se vuoi, qualche altra parola e le tue recate. Sì, allora sono Anna Maria Di Nicola Borri, responsabile della quarta circoscrizione del Lions Day. I club che sono interessati a questo progetto possono mettersi in contatto con me tramite email che è sull'organigramma. Per quanto riguarda i dettagli, sarà appunto il presidente del club Salerno Arecchi, dottoressa Carmela Fuggione, che vi parlerà appunto di che cosa si tratta, di come viene impostato e quale sarà lo svolgimento. E poi eventualmente chi sarà interessato potrà mettersi in contatto con me, che sarò ben felice di coordinare e di lavorare insieme in sinergia in modo da appunto creare appunto una sinergia tra tutti i club e lavorare tutti quanti insieme. Grazie. Un'ultima parola: l'anno scorso in questa circoscrizione c'è stata una splendida iniziativa di Lions Day. Io sto guardando in questo momento la persona che fa parte di quel club, parlo di San Severino. Quest'anno conto che la facciano splendida, ma tutti i club, che continui quell'onda da San Severino ad Arechi a tutti i club. Buon lavoro. Prende la parola Rosario Capo, Lion Guida Certificati. Allora, buongiorno a tutti, io sono Rosario Capo, parlo come responsabile di questa circoscrizione del CLT. Porto il saluto di Alba Capobianco, che in questa occasione non è potuta essere presente. Il ruolo del CLT, come tutti voi sapete, è quello di favorire lo sviluppo, diciamo, e la crescita qualitativa dei soci all'interno della nostra associazione, mediante dei corsi di formazione strutturati ad hoc sia all'interno dei club sia all'interno della circoscrizione che del distretto. Ovviamente noi lavoriamo a vari livelli sui soci, sugli officer e su quelli che sono i leader del distretto. In questo contesto sono già stati fatti dei corsi a Camigliatello per quanto riguarda i presidenti di club
degli officer di Clepi. Il prossimo corso sarà a Melfi domenica prossima, in cui saranno coinvolti sia i responsabili di zona che i presidenti di circoscrizione, e poi agiremo all'interno dei club. In che modo? Ecco, la prima cosa che noi chiediamo è una collaborazione sia per quanto riguarda i presidenti di club, sia per quanto riguarda i responsabili di zona, i presidenti di zona, perché abbiamo bisogno di acquisire le informazioni, che la formazione non è qualcosa che si può imporre, ma è qualcosa che viene richiesta. Noi siamo disponibili a collaborare, però abbiamo bisogno di acquisire, come dicevo, le informazioni. Che cosa faremo? La prima cosa che vorremmo strutturare è fare dei corsi di formazione, su, anche come richiesta specifica da parte del nostro governatore, che su questo tema è molto sensibile, ci ha raccomandato, per i nuovi soci, perché non è possibile oggi che delle persone entrino nella nostra associazione senza sapere le regole statutarie, le regole di convivenza, l'etica, le motivazioni, gli scopi dell'aionismo. Per cui fare questi incontri è fondamentale, perché da questo poi scaturisce il successo del socio poi nel divenire. Ovviamente non potremo farlo all'interno del singolo club, perché sarebbe dispersivo. Cercheremo di assemblare per più club, al limite per zona o per circoscrizione, quindi questo ce lo farete sapere. Per quanto riguarda invece le problematiche che sono all'interno dei singoli club, noi manderemo dei questionari in cui ci direte, faremo una radiografia del singolo club e ci direte quali sono i bisogni formativi che ognuno di voi rileva, su cui vorrebbe essere informato. Dopodiché, avvalendoci delle professionalità all'interno della nostra associazione che sono elevate, struttureremo dei corsi ad hoc cercando di dare delle risposte a queste vostre richieste specifiche. Ovviamente il nostro ruolo è quello, dicevo, di favorire la crescita dei nuovi leader all'interno dell'associazione, dei club, perché è da questi poi che nasceranno, dicevo, si punterà all'eccellenza, perché noi possiamo avere tanti soci, però se non ci sono quelli che trascinano il club, quelli che danno nuovo entusiasmo, nuovi stimoli, il club ovviamente si appiattisce. Quindi noi lavoreremo in stretto contatto con il GMT, perché il loro ruolo è fondamentale per la crescita associativa, e cercheremo, per quelle che sono le competenze specifiche, di sinergizzarsi, perché l'obiettivo è unico e comune, quello di far crescere la nostra associazione e il singolo club. Quindi, l'ultima appello, chiedo collaborazione da parte di tutti i presidenti. Grazie. Prendono adesso la parola i presidenti di club, partendo dalla zona 16. Ad Anciso Amendola, presidente del club Salerno Rossa. Allora io saluto tutti, ringrazio dell'invito e ringrazio in particolare il presidente della circoscrizione, il caro Nicola, che ci ha portati in un paese bellissimo. Tra l'altro a me è capitato di lavorare a lungo nel Cilento per il piano pluriennale economico e sociale, era l'unico paese del Cilento che ho mai visitato, come dire, non avendo in più. Molto rapidamente, io volevo ricollegare, per illustrare rapidamente le intenzioni di lavoro del club, perché l'assemblea ci sarà il giorno 28 e quindi più il metodo per l'attività, all'intervento di Ermanno e agli interventi che sono seguiti. Diciamo, i Lion sono sostanzialmente, e questo credo che ne siamo tutti consapevoli, fondamentalmente, diciamo, costruttori di capitale sociale, cioè di un'etica che è finalizzata a produrre il bene comune, e sono allo stesso tempo forme di organizzazione della cittadinanza. Se questa cittadinanza è attiva ed è anche umanitaria, molto meglio. Questo come idea generale di quello che noi siamo, perché la prima condizione da mettere in piedi è condividere chi siamo, al di là delle regole che sono scritte negli statuti, sentire dentro questi valori. Se questo è l'essenza dell'Ion, le attività da svolgere sono fondamentalmente attività di forte interlocuzione, e un esempio è quello dell'organizzazione oggi al Per di Fumo di questa assemblea di circoscrizione, sia con le comunità che ci esprimono, perché ogni club è espressione di una comunità, sia con le istituzioni con le quali interloquire per provare a mettere in piedi dei percorsi, dei progetti, dei programmi che possono tradursi nell'accrescimento del bene comune o di quella che Antonio Geronesi, allievo di
Giambattista Vico, che come sapete ha frequentato Padonna, in particolare dove andremo tra poco, chiamava la felicità pubblica, e questo è quello che dovremmo cercare di fare. Per fare questo sono necessarie due condizioni, che è un po' la filosofia che abbiamo provato a condividere nel club, in altre vesti come responsabile di qualche tesis distrettuale abbiamo provato anche a proporre. Le due condizioni sono: primo, riconoscere che la cooperazione tra individui nei club, la cooperazione tra club nelle zone, la cooperazione tra zone nelle circoscrizioni e così nel distretto, non è un accessorio, è la condizione indispensabile per poter produrre almeno un minimo di aumento del livello della felicità pubblica o del bene pubblico. La seconda condizione è la comunicazione di quello che facciamo, che ricordava Germano, la legge 12 ci permette oggi di, come dire, testimoniare attraverso un'attenta documentazione a valle di una cooperazione tra i club le attività che noi svolgiamo per contribuire a migliorare le condizioni di vita complessive, diciamo, delle nostre comunità. Su questa, diciamo, impostazione metodologica, il club Lion Nost, che quest'anno festeggia il 60° anniversario della sua fondazione e lo farà il giorno 22 dicembre, il giorno della Charter Night, come, diciamo, celebrazione, basata su due presupposti fondamentali: la sobrietà con cui decideremo di festeggiare, non sarà una festa, lo dico subito, e soprattutto il racconto di noi stessi, non solo del club Lion Host, ma di tutti i club che a partire dal 1955 sono nati, si sono sviluppati, sono cresciuti e si sono arricchiti di esperienze nella provincia di Salerno. Nel 55 furono fondati gli attuali host di Salerno, Avellino e Benevento, ed è giusto che siano anche occasione di celebrazione della nascita dei Lion in questi nostri territori, in preparazione del centenario che avverrà l'anno prossimo. Per questo motivo l'idea che abbiamo condiviso, e che io vorrei che sia dai presidenti di zona sia dal presidente di circoscrizione venisse veicolata in maniera che facciamo service comuni, è di porre al centro della declinazione, diciamo, di alcuni progetti o programmi distrettuali il territorio, le nostre comunità, non solo diciamo, organizzando dei service a risultato esterno, se posso usare questo termine, ma anche mettendoci in condizione, con un lavoro che inizia o può iniziare quest'anno e deve durare nel tempo, di imparare a conoscere anche attraverso, come dire, lo studio, ognuno nei suoi campi, i veri bisogni delle comunità che ci esprimono, e costruire sulla base di una attenta conoscenza di questi bisogni servizi, che vuol dire anche schemi di progetto, schemi di proposte, schemi di politiche che le istituzioni pubbliche, col nostro supporto esterno, possono contribuire a realizzare. Diciamo che è importante l'attività di fornitura diretta di servizi, diciamo quelli che una volta si chiamavano i servizi caritatevoli, ma è altrettanto importante migliorare la qualità della cittadinanza e dell'interazione con le istituzioni. Per fare questo noi abbiamo individuato almeno due temi su cui invitiamo anche gli altri club a darci una mano, diciamo. Un tema che è prosecuzione, perché l'altro meccanismo che riteniamo importante è non tradurre i service in attività che hanno, come dire, come vita lo spazio di un anno. Il presidente pro tempore è semplicemente qualcuno che pro tempore rappresenta l'intero club, e quindi il lavoro va fatto da tutti i soci del club. Allora, un service sarà riprendere un tema che è stato affrontato da più di un club lo scorso anno, il tema del dissesto idrogeologico e dei problemi di tutela ambientale, rilanciandolo non attraverso il classico service dove si chiamano tre relatori importanti che ci raccontano quello che pensano, ci salutiamo tutti contenti e resta lì. Il risultato che vorremmo dare a questo service è un libro bianco dei Lion, mediato dall'intervento di tecnici o di esperti esterni, che possa formulare delle proposte
diciamo, delle possibili linee di intervento per chi è responsabile, diciamo, di questo tipo di cose. L'altro tipo di service sono i due service che sono stati illustrati, in particolare quello sull'eccellenza delle imprese, non con l'idea di fare solo, innanzitutto di collaborare con gli altri club, perché almeno 6 club della città di Salerno hanno lo stesso territorio di riferimento e quindi lo stesso popolazione di imprese tra cui individuare l'eccellenza, ma sviluppare questo service con un'analisi delle cause, delle conseguenze, della storia, diciamo, dell'economia dei nostri territori, di cui la selezione dell'eccellenza sia un prodotto finale, anche qui con l'idea di tradurre questa attività di osservazione, di esperienza, in un libro bianco, che poi sarà online oppure no, collettivo da proporre alle istituzioni. Mi fermo qui e vi ringrazio. Prende la parola Carmela Fuggione, presidente del CLEP Salerno Reti. Buongiorno a tutti, al tavolo dei presidenti e a tutti agli amici presenti. Noi del club Reiki continueremo sulla scia del fare e soprattutto della condivisione. Abbiamo concluso, concluderemo entro l'anno un service iniziato già nel 2013 per quanto riguarda la campagna Allevare la fame nel mondo. Si è adottato una scuola di 500 alunni in Tanzania, alle Comorre, dove il nostro aiuto, grazie alla presenza di 3 soci che hanno iniziato questa attività nell'ambito del distretto del governatore distrettuale Luigi Buffardi, Paolo e Danilo Gattola e Catello Milo, che si sono recati direttamente sul territorio, hanno fatto un protocollo di intesa per quanto riguarda il sostegno alimentare di questi 500 alunni presso Zinzi e Verei, 2 territori appunto delle Comorre. E di poco è arrivato il consuntivo del console italiano, il quale ci parlava che il Ministero dell'Educazione ha considerato scuole eccellenti, queste scuole fatte dai 500 alunni che stiamo aiutando nell'educazione alimentare, perché hanno il massimo del profitto, hanno raggiunto non solo livelli di studio importanti, ma sono andati anche a un grado superiore. E questo perché eventualmente abbiamo realizzato un riserva. Quello che è il diritto all'alimentazione si è trasformato in un diritto alla salute, un diritto allo studio, un diritto alla professione e soprattutto un diritto al lavoro, a un mondo migliore. Aspettiamo la relazione, abbiamo chiesto la relazione del console, perché abbiamo già un DVD come conclusione di quello che è l'intervento che è avvenuto direttamente sul territorio con protocollo d'intesa, perché a tutti gli effetti un format che possiamo reiterare, per cui a questo punto o penseremo come club Reiki di riproporlo sempre sul territorio o in un altro territorio. Devo essere breve, per cui passo senz'altro a tutti gli altri interventi che come club Reiki abbiamo già deliberato, ma soprattutto quelle attività che a me è sempre piaciuto condividere con gli altri club. L'identità del club è la cura agli anziani e ai bambini, e noi da anni attuiamo il service per il sorriso del bambino. Penso che tutti lo sapete che ogni anno ci mettiamo presso il reparto di pediatria nell'ospedale di San Leonardo per cogliere un sorriso, ma vi dico con molta schiettezza, per avere tanta gioia nel cuore, perché sono loro che danno a noi la loro tenerezza, ma soprattutto la loro infanzia. Nel momento in cui andiamo
modestamente con qualche piccola attività ad alleviare la loro sofferenza. Quest'anno, per quanto riguarda però questo service, abbiamo ricevuto, perché noi stiamo lavorando già e abbiamo già iniziato un'altra attività, stiamo facendo un corso di formazione professionale qualificato iniziato giovedì scorso, il 18 dicembre, nel carcere di Fuori Salerno, per una qualifica professionale di istruttore di base per 15 detenute. In questo contesto ormai il club Arechi entra e esce dai carceri con molta facilità. Il direttore del carcere ci ha invitato ad aiutarlo ad attrezzare un'area verde per quanto riguarda l'incontro che avviene settimanalmente dei figli di detenuti appunto con i reclusi, per far sì che in quel momento non si senta l'infanzia rubata. E quindi questa lettera in cui ci chiede concretamente, caro Presidente Bellucci, di attrezzare con acquisti di scivoli, giostrine o altro, io la pongo alla circoscrizione. Noi l'anno scorso abbiamo fatto già l'esperienza della Befana in questo stesso carcere, allora diamoci un tema comune, se è possibile, condivisibile al massimo. La Befana l'abbiamo già, è la stessa dell'anno scorso, che poi non a caso è anche la responsabile di circoscrizione, la fretta di circoscrizione di questo service. Quindi vediamo alla Befana la possibilità di coordinarci e soprattutto di dare una gioia ai ragazzi. Do la lettera al Presidente di circoscrizione del carcere, del Ministero di Giustizia del carcere di Lille. Lo so, però devo dire una cosa molto veloce. 60 anni dell'aionismo li condividiamo, li abbiamo relazionati, anche perché c'è un legame profondo con il club Osto, che è stato il club sponsor del club Arechi, e poi c'è un legame che è una gemia, che è Roberto Amendola. E poi devo parlare del Lion Day, perché il caro Paolo mi ha coinvolto. Allora l'idea è questa, di fare una diretta TV. Avevamo pensato anche idealmente il luogo che doveva essere a ridosso della provincia di Salerno, quindi quello spazio del lungomare, perché la provincia in questo contesto rappresenta la circoscrizione. Quindi fare questa diretta TV di un'ora, in cui i giornalisti porranno le domande all'autorità dell'aionistica sull'aionismo, domande concrete e veloci. Poi i presidenti presenteranno quello che è il loro fiore all'occhiello, l'idea, l'identità del club, e poi andremo, ovviamente organizzato, andremo a fare anche un colloquio dal pubblico per far sì che noi concretamente rispondiamo a quello che facciamo sul territorio. Grazie alle grandi capacità degli officer telematiche, poi si era pensato di fare un cartellone, sì, devo concludere il progetto, altrimenti... Allora, solo una comunicazione doverosa: il club Arechi nell'assemblea ha all'unanimità candidato al governatore di questa circoscrizione il nostro socio Paolo Gattola. Grazie. Non in senso anagrafico anche, ma piuttosto in senso di nascita. Siamo nati... fatto scendere le tammedia del parecchio, No, piuttosto siamo nati lo scorso ottobre, quindi stiamo per festeggiare un anno. Non ripeterò le tante attività che abbiamo in mente di fare, perché è anche un po' prematuro, diciamo così. Piuttosto mi permetto di approfittare di questo spazio per lanciare una sfida, così come ho già fatto nel corso della riunione di zona. Approfitto l'occasione per lanciarla innanzitutto all'altra zona salernitana, quindi così, ma in generale a tutta la circoscrizione, perché sulla proposta di un mio nuovo socio che è entrato lo scorso giugno nel club, sarebbe veramente bello
provare a sensibilizzare la nostra società su un qualcosa che vediamo purtroppo in televisione tutti i giorni, la guerra, ma che nei fatti, diciamo, tendiamo anche a dimenticare l'istante dopo in cui cambiamo canale e finisce il programma. E quale modo migliore per sensibilizzare la società e anche magari riuscire ad avvicinare qualcuno che abbia, diciamo, anche interessi, esperienze differenti, magari un pochino più giovani? Quale potrebbe essere quello di lanciare un bel torneo di Risico, che ovviamente fa parte dalla lontana dell'argomento, ma che ci permetterebbe, attraverso tutto ciò che stiamo preparando, di ottenere bei risultati. Abbiamo già coinvolto Editrice Giochi, che è la società che si occupa di distribuire questo gioco, che magari qualcuno di voi già conosce, e abbiamo già coinvolto un'associazione salernitana ludica che, diciamo, ha una certa esperienza. Dovrebbe venire una cosa bella e divertente. Mi farebbe piacere che, oltre a noi e ai club che salernitani che hanno già dato adesione, magari volesse partecipare anche qualcun altro dalla circoscrizione. Ovviamente i dettagli arriveranno a brevissimo tramite Facebook e mailing list. Aspetto riscontri. Grazie ancora e buon lavoro. Per la zona 17, la presidente del club Salerno 2000, Paola Giustiniani. Buongiorno a tutti, un saluto speciale alla presidenza e un abbraccio a tutti voi. Devo scusarmi come prima cosa, perché io sono la più piccola, non in senso di età, dei presidenti dell'Lions, per la mia qualità principalmente di medico missionario. Dico questo perché dovete scusare tutte le mie mancanze e anche le mie future assenze, perché il mio lavoro lì in Madagascar mi richiama. Proprio per questo io vorrei rompere le regole e dire come prima cosa l'ultimo dei miei service da me proposto e da me condotto, quello della una favola sotto le stelle. Noi abbiamo individuato uno spazio per la cittadinanza attiva dove cercheremo di portare avanti questo service, che costerà di 3 fasi, è indicato per allegrare i bambini con favole, facendo conoscere il valore del libro e della lettura. Sarà dedicato a bambini di varia età e specialmente bambini di zone abbastanza povere della città. Verrà fatto specialmente in dicembre la prima fase, e quindi cercheremo di fare un pranzo di Natale, cose per l'Epifania, eccetera. Non dico tutti gli altri service perché sono già noti al presidente di zone di circoscrizione, ma la cosa che a me sta molto a cuore è quello di fare un gemellaggio internazionale con due mie piccole cittadine del Madagascar, dove io ho già 2 case di accoglienza personali. Io conosco molto bene i presidenti del club della zona, sono d'accordo, sto facendo tutte le pratiche con il responsabile per fare questi gemellaggi internazionali, e questo credo che sia la cosa più importante, quello di non essere soltanto cittadini salernitani, ma essere cittadini del mondo, come ci diceva poi Kant, come ci diceva il nostro Gesù. Questo è il mio, cerco di essere breve perché sennò sarei troppo lunga. Gli altri service sono già noti a tutti voi, e un caro abbraccio e saluto a tutti.